Bentrovati a tutti i telespettatori, Telenicosì, a queste notizie flash provinciali del 30 maggio, curate dalla nostra redazione. Leonforte, alle ore 18.30 del 28 maggio, giungeva una segnalazione telefonica al 113 in cui veniva annunciato un probabile furto in danno di una persona anziana mentre si trovava nel proprio fondo campagna a Leonforte. Acquisite le informazioni necessarie, il personale del commissariato di Leonforte approntava un servizio di osservazione dedicato alla citata abitazione che permetteva da lì a pochi minuti di accorgersi della presenza di due individui che percorrevano una strada attigua all'immobile in parola. I due, accortisi della presenza di personale di polizia in abiti civili, indietreggiavano e cambiavano direzione di marcia. A questo punto, senza abbandonare il contatto visivo dei due, si notava uno di loro scaraventare un oggetto nelle vicinanze di un'automobile lì parcheggiata. L'immediata verifica permetteva di appurare come l'oggetto abbandonato risultasse essere un piccolo mazzo di chiavi. Notata la corrispondenza di alcuni fattori, tra cui il mazzo di chiavi in questione, si chiedeva riscontro alla vittima, che non esitava nel riconoscere le citate chiavi come proprie. Gli autori, accompagnati in commissariato, venivano identificati nel Leonardo Proietto e Salvatore Rizzo, con precedenti per reati contro la persona. Ultimate le incombenze del caso, entrambi venivano indagati in stato di arresto perché responsabili di una rapina aggravata in concorso. Nicosia, il meetup Nicosia 5 Stelle, promotore del Movimento 5 Stelle, comunica ufficialmente che in questa campagna elettorale non dà il suo sostegno ad alcun candidato a sindaco. Questo per smentire qualunque voce che sta girando in città di appoggi ufficiali o ufficiosi a questo o a quell'altro candidato. Nessun attivista iscritto al meetup Nicosia 5 Stelle è candidato nelle 9 liste che appoggiano i 4 candidati alla carica di primo cittadino. Se qualche simpatizzante si è candidato, lo ha fatto semplicemente a titolo personale e senza l'appoggio diretto del meetup. Non avendo presentato alcuna lista con il simbolo del Movimento 5 Stelle, il meetup ha lasciato liberi i suoi iscritti di votare chiunque ritenessero opportuno. Libertà di voto che non si traduce in immediato appoggio a candidati o a liste, ma sono semplicemente scelte personali della singola persona. Le voci di appoggio ad uno qualsiasi di candidati sindaco sono false, non rispecchiano la realtà e sono messe in giro solo per raccattare nelle ultime ore di questa campagna elettorale i voti di elettori indecisi o di simpatizzanti, messi in giro tra l'altro da gente non iscritta al meetup ed al movimento. Nicosia, è stato firmato un protocollo d'intesa tra due organizzazioni della provincia di Enna, la Confcommercio e la Croce Rossa Italiana, una convenzione che darà dei benefici ad entrambi i due enti, a cominciare dall'acquisto di autoambulanze per la Croce Rossa. La Confcommercio si impegnerà con i suoi iscritti per raccogliere la somma necessaria all'acquisto. Ma l'intesa tra le due organizzazioni non si ferma qui. Diverse le iniziative messe in campo che nei prossimi mesi verranno rese pubbliche, come convegni e corsi, ma anche un servizio socio-assistenziale per gli associati. Nicosia, con l'obiettivo di educare ed informare i più giovani sul valore e la consapevolezza di una sana e corretta alimentazione, ma nello stesso tempo anche per promuovere la varietà e la qualità del patrimonio agroalimentare nazionale, anche quest'anno scolastico, come ormai sta per concludersi, ha visto la promozione di diverse iniziative proposte alle scuole. Il primo circolo didattico di Nicosia nel Plesso Carmine, aderendo al progetto La frutta nelle scuole, ha assicurato la distribuzione di frutta di stagione ai propri studenti durante tutto il periodo dell'anno. Si tratta di un'iniziativa che rientra in un programma europeo finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Il tutto finalizzato ad una nutrizione maggiormente equilibrata proprio nella fase in cui si formano le abitudini alimentari. Ogni giorno gli allievi hanno ricevuto una vaschettina e un sacchettino sigillato con arance, mandarini, fragole, kiwi, mele, pere, ma anche verdure come carotine e pomodorini, tutti prodotti freschi e controllati. Inoltre sono state organizzate delle giornate in cui è stato offerto a tutti del succo di arancia o altra frutta. Enna, 30 equipaggi del Club Italia Ferrari saranno domenica 31 maggio a Pergusa all'autodromo per dare vita a delle prove di regolarità. L'appuntamento è a partire dalle ore 14. L'iniziativa, che ha una valenza promozionale sul piano turistico, è stata organizzata facendo leva sul sistema degli attrattori territoriali presenti nell'area in cui ricade il GAL Rocca di Cerere, nell'ambito del programma di promozione turistica denominato Midland, che vede il centro studi Ibleo come ente capofila. Le prove che si terranno a Pergusa fanno parte del Giro d'Italia Ferrari, che per la prima volta domani prenderà il via dalla Sicilia sud-orientale, in particolare da Modica e da Ragusa, per poi fare tappa all'autodromo. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.